eccellenza. È il nome che Gesù ha insegnato nel suo sermone sul monte, che nei tempi più attuali è stato anche chiamato il sermone della montagna. E la frase regola d'oro non si trova naturalmente nelle scritture, ma d'altronde neanche la parola, l'espressione sermone sul monte. Sono titoli che i gruppi di traduttori della Bibbia negli anni hanno dato a certi avvenimenti, a certi accadimenti, a certi insegnamenti che il Signore Gesù ha dato. Regola d'oro cominciò ad essere attribuita a questo insegnamento di Gesù durante il XVI-XVII secolo. E subito vogliamo andare a vedere di che si tratta. È contenuto in Matteo 7, verso 12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. E qua io vorrei ricordare che questa regola non è solo del cristianesimo, tra poco lo vedremo. È una regola d'oro anche di altre religioni. Hanno cercato di dire che Gesù l'ha copiata da loro, ma vedremo date alla mano che non è così. Non c'è niente che nessuno poteva insegnare a Gesù. Tutti noi uomini siamo perfettibili, ma Gesù era perfetto. E quindi noi siamo certi che il Signore dall'alto del cielo tutto questo ne ha tenuto e l'ha tenuto presente. Voglio con voi ricordare Matteo 7,11, che è il verso che precede quello letto, che ci fa vedere come Gesù conosceva il cuore umano e il suo egoismo. E quindi per questo raccomandò la regola d'oro come regolatrice dei nostri rapporti, regolatrice dei rapporti interpersonali, dei rapporti tra credenti, dei rapporti tra figli di Dio. Leggiamo Matteo 7,11. Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. E qui vorrei ricordare che la natura malvagia noi la ereditiamo dal nostro progenitore Adamo, ma per la grazia del Signore non è finita così. Il secondo Adamo, e cioè Cristo, è venuto e ci ha portato, per la grazia sua e per la sua grande benignità, liberazione, aiuto, sostegno e una nuova natura che abbiamo avuto e ricevuto grazie alla sua opera di grazia. Probabilmente la regola d'oro è la cosa più nota che Gesù abbia mai detto e riassume etica, comportamento, giustizia e devozione che tutti i cristiani dovremmo avere. Sicuramente tutto questo è una realtà e la prima cosa che vogliamo considerare è la regola d'oro. È una direttiva con cui le persone possono valutare il loro operato. Una direttiva che in pratica poi non è altro che come noi vorremmo essere trattati dagli altri. Una versione inglese di Matteo 7,12 che abbiamo letto e che ripeto, tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge dei profeti, traduce: qualunque cosa tu voglia che gli altri facciano a te, fai anche a loro, perché questa è la legge e i profeti. Gesù riassunse magistralmente l'intero Antico Testamento su questo unico principio tratto da Levitico 19, 18. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Gesù ha riassunto l'intero Antico Testamento in poche parole, ispirandosi a Levitico 19-18. Le persone sono, è inutile ricordarlo, naturalmente di natura amanti di sé. E
il comando utilizza quel difetto umano come punto di partenza per il modo in cui noi dobbiamo trattare gli altri. L'io umano fu rivendicato dopo il peccato degli umani e i primi umani, cioè Adamo ed Eva, hanno cominciato a dire l'io, notatelo, dopo il peccato. Quindi è il peccato che mette a nudo l'io, l'egoismo dell'uomo, e che comincia a fare i suoi danni. Genesi 3, 12 e 13. L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Dio il Signore disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. E come vedete, io, lo ha detto l'uomo, io, e la donna anche, io ne ho mangiato, ingannata dal serpente. La venuta dell'io nella storia umana ha prodotto tutte le alterazioni che nel corso degli anni ci sono state. Questa è una direttiva per valutare il nostro operato, per tenere presente che le persone vogliono, e gli dobbiamo dare universalmente rispetto, amore, apprezzamento, che lo meritino, ma anche che non lo meritino. Gesù capì questo desiderio e lo usò per promuovere il comportamento. Vuoi tu che ti venga mostrato rispetto? Rispetta gli altri. Desideri una parola gentile? E allora dici parole di gentilezza. C'è un verso che dice che l'ha detto Gesù, ma gli Evangeli non lo dicono. Naturalmente noi ci crediamo che l'ha detto perché crediamo in tutta la Bibbia. È il famoso Atti 20, verso 35. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. E naturalmente questo testo è importante per tante cose. Parla della gioia del dare, quindi di quello che nel mondo attuale viene chiamato volontariato. Noi viviamo momenti complicati, almeno 5 milioni di volontari in Italia. Però poi magari all'interno della famiglia questo sentimento non viene dimostrato. E noi non vogliamo avere rimpianti quando poi i nostri cari ci lasceranno. Vogliamo oggi manifestare il nostro amore nel dare, ricordando che vi è più gioia nel dare che nel ricevere. La seconda cosa che vogliamo considerare è che la regola d'oro dà una direttiva che è parte del secondo più grande comandamento. Leggiamolo in Matteo 22, 37 fino a 39. Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. E qua mi sembra di ricordare, come dire, che Gesù aveva le idee chiare. Naturalmente, chi è che potrebbe pensarlo che Gesù non sapesse gli altri comandamenti? Ne è stato l'autore, insieme al Padre e allo Spirito Santo. Lui è Dio benedetto in eterno che ha ispirato le Sacre Scritture. Gesù è la parola incarnata, il Verbo che si è fatto carne. Dunque sapeva molto bene ciò che diceva. Lui ci ha spiegato che dobbiamo amare Dio e amare gli uomini. La regola d'oro dà una direttiva che nessun altro sistema religioso o filosofico ne ha di uguali, e ve l'ho anticipato poco fa. La regola d'oro di Gesù non è l'etica della reciprocità, così
abbracciata dai moralisti non cristiani. Spesso i critici liberali e gli umanisti secolari cercano di spiegarne l'autenticità e l'unicità dicendo che tutto sommato il vostro maestro Gesù ha fatto nient'altro che prendere e riprendere un discorso che altri grandi fondatori di religioni hanno stabilito. Invece il comando di Gesù ha una sottile ma importante differenza. È una rapida indagine dei detti delle religioni orientali lo renderà chiaro. Per esempio, l'insegnamento di Confucio era non fare agli altri ciò che non vuoi che ti facciano, e ha lasciato in un antico libro cinese composto da una grande collezione di detti e idee attribuita a lui e ai suoi contemporanei questi insegnamenti. L'induismo. È stato detto nell'ambito di questa religione: questa è la somma del dovere. Non fare agli altri cosa causerebbe dolore se fatto a voi. E nella versione integrale a noi conosciuta di una raccolta con 100.000 strofe, questo è uno dei due maggiori poemi epici dell'India antica. Quindi stiamo parlando di qualcosa seguito da tante persone. Vi ricordo che in India c'è più di 1 miliardo di persone ad abitare. Ebbene, lì anche c'è questo insegnamento. La religione di Buddha. La religione di Buddha diceva non ferire gli altri in modo che voi stessi trovereste dannoso. E questo è contenuto in una prima collezione buddista di capitoli attribuita a lui e ai discepoli. Beh, con grande chiarezza voglio dirlo, e con tutto il rispetto per le altre religioni citate e non. Questi detti sono simili alla regola d'oro, ma non uguali, perché sono dichiarati in negativo e si basano sulla passività. Non farai, non dirai, non agirai. E poi niente forze per riuscire ad attuare. La regola d'oro di Gesù è invece un comando positivo per mostrare amore attivamente. Le religioni orientali dicono evitate di fare. Gesù dice fate. E questo è importante. Le religioni orientali dicono che è sufficiente tenere un comportamento negativo sotto controllo. Non fare, non fare, non fare. Gesù dice di cercare i modi per agire positivamente. Andate, operate, guarite, liberate, donate, evangelizzate. È tutto in positivo, è tutto in attivo. Le religioni orientali dicono che è sufficiente tenere il comportamento sotto controllo, e invece abbiamo detto che Gesù ci dice di agire positivamente. A causa della natura negativa dei detti non cristiani, i commentatori cristiani hanno definito quelle regole, quindi comunque portandogli rispetto, la regola d'argento, ma la regola d'oro resta quella di Gesù. E vorrei dire con grande chiarezza che non è vero niente che confucianesimo, induismo, buddismo sono stati ad ispirare Gesù, perché questi sono tutti stati scritti tra il 500 e il 400 avanti Cristo. Gesù si riferì invece alla regola d'oro dal Levitico, scritta nel 1450 avanti Cristo. E quindi è un insegnamento che già esisteva molto prima. La fonte di Gesù per la regola d'oro precede la regola d'argento di queste religioni orientali di circa 1000 anni. Quindi chi ha preso in prestito? Da chi ha preso in prestito? Certamente l'insegnamento divino era già stato rivolto al popolo eletto e Gesù lo ha poi citato.
Sebbene massime simili a queste si trovino negli scritti degli esperti del Talmud ebraico, gli uomini, diciamolo, non l'hanno mai messo in pratica. Perché? Perché non c'era nella legge che diceva fare o non fare, nella legge di Mosè, la potenza, la forza per fare o non fare certe cose. Gesù invece è venuto a darcela, talché, senza essere un fanatico religioso, il buon apostolo Paolo dirà: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. La regola d'oro. Terza considerazione, da una direttiva che sottolinea che il comando di amare è ciò che separa l'etica cristiana da qualsiasi altra etica religiosa. L'insegnamento dell'amore nella Bibbia include il comando di amare anche i nemici, e questo non lo troverete facilmente in giro. Matteo 5, 43 a 45. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E qua mi piace considerarlo, dovremmo sempre tenere presente che Gesù ha detto di amare il prossimo, incluso i nemici. Ho letto di qualcuno che ha fatto tanto bene al mondo, colui che ci ha donato il vaccino contro la poliomielite. Vaccino. Come vedete, se ne parla da tanto tempo di vaccini, non è una novità del tempo del Covid. Sabin ha fatto una cosa non molto diffusa. Ha trovato il vaccino e non l'ha registrato per averne il marchio depositato e di conseguenza il denaro che ne sarebbe corso. Lui era sfuggito alla persecuzione dei nazisti e quando gli hanno chiesto qual era la sua impressione riguardo a questo suo passato e a quello che ha fatto, ha detto: loro mi hanno perseguitato, io li ho ricambiati facendo del bene a tutti, incluso loro. Beh, vorrei dirvi con grande chiarezza che questo lo può fare solo la fede nel Signore, nel vero Dio. E io e voi abbiamo ogni giorno bisogno di ricordare che Dio è buono e vuole che anche noi lo siamo nello stesso modo in cui Lui ci ha insegnato di vivere. Esodo 23, 4 e 5, i versetti ci ricordano qualcosa che è inaudito per le altre religioni che esistono in giro. Incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. E questo tipo di gentilezza non è molto diffuso. Ricordo in chiave ironica l'episodio di un'anziana che si sente dire da uno giovane: posso passare con lei? Ha creduto che il giovanotto sta facendo la classica buona azione di far passare l'anziana dall'altro lato del marciapiede, ma la vecchietta farà un'esperienza un po' spiacevole perché si ritroverà insieme al giovanotto a andare a zigzag in mezzo al traffico e alle macchine. Finalmente arrivata dall'altro lato, dice: ma che cosa ha combinato? Lei camminava come un cieco che non vede. Risposta: ma io sono cieco, sono non vedente. Le ho chiesto di guidarmi. Lei pensava che aveva chiesto di accompagnarmi e invece
era un cieco che guidava un'altra persona che non vedeva bene. Così molte religioni sono ciechi che guidano ciechi. La Bibbia parla del non credente, del non nato di nuovo, del non cristiano come di uno a cui, lo afferma secondo Corinzi 4:4, Satana ha accecato loro le menti affinché vedendo non vedano. Noi desideriamo veramente che il Signore possa intervenire nel stabilire nel mondo tanti, tanti cristiani che farebbero sicuramente il mondo qualcosa di migliore dell'attuale. Noi vogliamo obbedire all'imperativo cristiano di amare, perché questo è il vero segno di tutti i cristiani e del cristianesimo. Giovanni 13:35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E prima Giovanni, cioè la prima epistola di Giovanni 4:20. Se uno dice, lo amo, io amo Dio, ma odia suo fratello è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. È così facile dire di amare Dio. Non vado d'accordo con gli uomini, ma il Signore lo amo al di sopra di qualsiasi altra cosa. Non funziona esattamente così, perché se tu dici di amare Dio e odi tuo fratello, sei un bugiardo, non è possibile. Se hai l'amore di Dio nel tuo cuore, tu sarai una persona diversa. C'è ancora qualcosa, l'ultima serie di considerazioni. La regola d'oro nelle sue applicazioni. E vogliamo prima di tutto vedere l'applicazione che il Signore nella regola d'oro non intese dire che sia ingiusto un giudizio sfavorevole sulla condotta e opinione degli altri. Perché diciamo questo? Perché alcuni cristiani affermano non devi parlare degli altri e non devi giudicarli. Sembrerebbe una bella regola piacevole. Ma in realtà noi siamo chiamati a valutare le cose, siamo chiamati a provare gli spiriti, a provare le cose che ci vengono proposte, propinate. Nello stesso tempo, il nostro valutare le cose non può assolutamente significare che poi odieremo le persone che le dicono. Dobbiamo amare chiunque, anche chi dice le cose più piacevoli. Prima Tessalonicesi 5, verso 21. Ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. E prima Giovanni 4:1. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. E vorrei dire che una tale interpretazione sarebbe in contraddizione con altri passi della scrittura, renderebbe impossibile condannare questi errori, queste false dottrine che abbiamo appena citato. Quindi un vero cristiano esaminerà ogni cosa, confronterà con le scritture, sapendo molto bene che ci sono due versi della Bibbia, uno dice di non andare oltre quel che è scritto e un altro dice di conservare la fede una volta per sempre insegnata ai santi. Mezzi che cambiano, dottrina che resta. Modo di attuare certe cose cambia, ma la parola di Dio rimane ovviamente in eterno. Nel gran giorno, nel futuro, si sarà misurati con la severità con cui noi abbiamo misurato gli altri. E quindi dobbiamo sempre tenere presente la regola d'oro. Matteo 7:1-2. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Luca 6:37. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato. Come vedete, Gesù è stato non chiaro, chiarissimo. Saremo controllati nel nostro modo di agire un giorno, nel gran giorno del ritorno del Signore, e quindi dobbiamo essere
sempre molto attenti in tutto ciò che diciamo, in tutto ciò che facciamo. C'è una seconda applicazione, quella che il Signore nella regola d'oro volle ribadire, che la legge della giustizia è coerente con la legge della preghiera. Questa relazione è poco considerata dai credenti. Non molti riflettono su questa elementare lezione che voglio ribadire. La legge della giustizia è coerente con la legge della preghiera. Se non si è onesti nel rapporto intimo con Dio, Lui non ascolterà le nostre preghiere. Isaia 1:15-17. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa delle vedove. Come vedete, i religiosi e la religiosità ci sono sempre stati in chiave negativa. Il Signore ci chiede invece di essere onesti nel rapporto con gli altri, perché altrimenti il Signore non ascolterà le nostre preghiere. Lo ribadisce anche Isaia 58, versi 6 e 9. Il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del gioco, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di gioco? Allora chiamerai e il Signore ti risponderà. Griderai ed egli dirà, eccomi, se tu togli di mezzo a te il gioco, il dito accusatore e il parlare con menzogna. E infine ribadito da Zaccaria 7, 9 e 13. Così parlava il Signore degli eserciti. Fate giustizia fedelmente, mostrate l'un per l'altro bontà e compassione, così come egli chiamava e quelli non davano ascolto. Così quelli chiameranno e io non darò ascolto, dice il Signore degli eserciti. Quindi c'è una relazione tra il nostro modo di comportarci, nell'attuale la regola d'oro, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, e la preghiera. Non si può aspettarsi di ricevere cose buone da Dio se non ciò che è onesto, amabile e di buona testimonianza tra gli uomini. Quindi è inutile fare certo tipo di preghiere. Dio sa e Dio conosce ciò che è buono per noi, l'uso che faremmo di ciò che Egli ci donerebbe e come spenderemmo risorse, abilità, capacità e così via. La regola d'oro comprende tutto il comportamento umano. Il fatto che tutta la legge e tutto l'amore possano essere espressi con una semplice frase è sorprendente. Leggiamolo ancora una volta, Matteo 7:12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. C'è anche quest'altra applicazione che il Signore nella regola d'oro esigeva vera legge e giustizia. Perché la regola d'oro non è, l'abbiamo accennato, negativa, passiva, ma dice all'uomo come comportarsi. Non gli dice solo non fare, non dire. Questa regola limita realmente l'uomo perché, per esempio, insegna a non mentire, a non rubare, a non ingannare, a non danneggiare. E molto più che non fare dei torti, riguarda il cercare e trovare il modo di fare il bene che si desidera di ricevere dagli altri. Significa cercare il modo per trattare gli altri come si vorrebbe essere trattati noi. La regola d'oro, e concludo, insegna tutta la legge che è contenuta nelle parole: ama il tuo prossimo come te stesso. Matteo 22, 39 e 40. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E quindi abbiamo visto di questa regola d'oro che è una direttiva con cui le persone possono valutare il loro operato, che la regola d'oro dà una direttiva che parte del secondo più grande comandamento. Abbiamo visto la regola d'oro nelle sue applicazioni. E qua vorrei con voi
semplicemente ricordare che adesso che sappiamo dobbiamo fare, perché la regola d'oro è azione, è positività piuttosto che negatività e passività. Ce la faremo se andiamo da colui che sa, da colui che può cambiare la vita? Certamente sì. Così voglio invitarvi a chinare il capo in preghiera con me, a rivolgerci a colui che è degno, che sa ogni cosa, e certamente il Signore può operare e intervenire dal cielo. Padre, nel nome di Gesù veniamo a te e ti ringraziamo. Ti lodiamo per il tuo amore, e vogliamo esaltarti e lodarti per tutto ciò che ci doni. Grazie perché ancora una volta siamo stati insieme e noi ti chiediamo di benedire tutti quelli che si sono collegati con questa piattaforma e tutti quelli che ci hanno seguito su Facebook e su YouTube. Noi domandiamo, Signore, che tu dal cielo li possa benedire uno per uno. Benedire queste famiglie che qui rappresentiamo. Vogliamo chiedere il tuo intervento per le richieste di preghiera che ci sono pervenute, tanti nomi che non ricordiamo. Queste richieste pervenute hanno a che fare con la salvezza di persone che sono raccomandate alle nostre preghiere che presentiamo a te, hanno a che fare con la guarigione di ammalati. Libera, Signore, opera dal cielo. E ti vogliamo anche chiedere, mettici in libertà di amarti, servirti, senza timore, sapendo che tu hai cura di noi, perché se tu sei per noi, chi sarà contro di noi? Resta con noi durante la settimana, benedici anche gli incontri che avremo in presenza giovedì, domenica mattina, domenica sera, la riunione dei giovani sabato. Fai, Signore, che questo stare fisicamente insieme non ci manchi mai e che tutto questo momento difficile passi per ritrovarci a lodare e benedire il tuo nome. Aiuta questo mondo che soffre senza te, nel nome di Gesù, benedetto in eterno.